Faglielo fare il ballerino questo. Questa era la partita a scudetto. Questa con l'Udinese, perché poi cosa abbiamo visto? Anche quando non giochi bene come primo tempo, dove sei un po' stanco, dove sei un po' molle, dove perdi delle palle sanguinolente, ma alla fine è una squadra che non si disunisce mai, che rimane sempre compatta, che rimane sempre concentrata. Ed è una squadra che in corso rispetto al primo anno di Inzaghi, è una squadra che in corso durante la partita riesce a cambiare strategia, riesce a gestire varie fasi della partita, cose che 2 anni fa non riuscivamo a fare, ragazzi. Quindi questa è la partita dello scudetto. Udinese-Inter è la partita che ci consegna lo scudetto. Non sono scaramante, o per chi si volesse toccare, si toccasse, toccate anche le palline al gatto, fate al cane, non lo so, io non sono scaramante. La partita di ieri, come dicevo, la mia amica Tiziana, che saluto, io sono totalmente d'accordo con lei, è la partita che ci consegna lo scudetto ed è la partita che praticamente racchiude un miracolo sportivo con una rosa assemblata a 0 euro, perché chi dice che l'Inter fa player trading soffre di aerofagia cerebrale. Chi dice che l'Inter fa player trading soffre di aerofagia cerebrale. L'Inter non fa player trading. Squadre assemblate a zero, con una resa incredibile. L'Inter quest'anno è da prendere d'esempio, soprattutto, ripeto, per il discorso spesa-resa. L'Inter conclude una stagione monumentale con la seconda stella. L'Inter fa. Dipinge un quadro perfetto. Qui si sta parlando, ragazzi. Non sto scherzando, sono il primo io a criticare quando c'è qualcosa che non mi va bene. Qui si sta parlando di un miracolo sportivo, soprattutto per la distanza di punti che hai dato alle altre squadre, squadre che hanno speso 200 milioni, squadre che durante il girone di andata non hanno mai avuto un rigore contro. Parlo di quelli che ci rompono le scatole con quelle esposto. Capisci qual è il problema? Io però, piaccia o non piaccia, lo sapete benissimo, io però sono su YouTube sempre per dire quello che penso. Io ti dico che nonostante questo quadro perfetto che è stato dipinto da allenatore, dirigenza e calciatori, nonostante questo miracolo sportivo, noi in questa stagione abbiamo mancato tante occasioni perché, cosa intendo? Calma, calmati, te lo spiego subito, stai calmo. Cosa intendo? Intendo che con un attaccante decoroso dopo i due titolari, secondo me non saremmo usciti né dalla Coppa Italia e saremmo andati avanti anche in Champions League. Lo so che se, con i ma, non si va da nessuna parte, io sono il primo che lo dice, che lo ha sempre detto, ma con un attaccante decoroso dopo i due davanti, secondo me saremmo andati avanti sia in Coppa Italia che in Champions League. Giuse, ma questa rosa avrebbe retto? Sì, secondo me poteva reggere per la maturità che ha raggiunto, ma poteva anche reggere perché avrebbe chiuso prima le partite, avrebbe avuto modo di far ruotare molti più giocatori. È il mio punto di vista, è my point of view. Non ti dico che sia giusto. Anche perché ti faccio un esempio, non è per dare addosso al ragazzo, ti voglio spiegare meglio cosa intendo. Contro il Bologna, Margheritoni, che è Arnautovic, si mangia l'impossibile. Contro l'Atletico Madrid, idem. Palle nel fiume, finestrini rotti di macchine nel parcheggio, ha sparato a 3 metri una palla in tribuna e si fa male. Sbaglia l'impossibile, si fa male. Non ce l'ho con Arnautovic, che colpe ha Arnautovic? Se gli danno 3 milioni e mezzo per fare quelle prestazioni a 35 anni, Arnautovic non ha colpa. Ma con l'infortunio di Arnautovic, oltre a quello che si era mangiato contro Bologna in Coppa Italia, perché sono dati di fatto, ragazzi, eh? Cioè, non penso siano opinabili queste cose che sto dicendo. Contro il Bologna si mangia l'impossibile, contro l'Atletico si mangia l'impossibile e si fa male. Cosa comporta questo? Che fa affrettare i tempi di recupero a Thuram. Perché Thuram, lo sapete quanto lo adoro questo calciatore, ma Thuram ad oggi è la brutta copia di quello che era qualche mese fa, anche perché ha dovuto accelerare il rientro e si vede che ancora non c'è. Ieri sbaglia un movimento su un cross di Di Marco, lì se è più lucido la butta dentro. Io le ammetto le cose, non ho problemi a dirtelo, non ho gli occhi foderati di prosciutto. Da qui poi a dire va venduto, come ora parecchi stanno dicendo, vabbè,
Va bene, io quelle cose non le voglio nemmeno commentare perché mi ci arrabbio. Cosa va venduto? Quindi è un Thuram lontano parente della parte di fine stagione, ma anche per lo scarso rendimento che ha avuto Arnautovic, perché Sanchez non si è quasi mai visto. E perché dico queste cose? Perché con un piccolo investimento in più, con un clima di spogliatoio del genere che c'è all'Inter, perché questo è un clima meglio di quello addirittura del 2010, di quando abbiamo fatto il triplete. Io non ho mai visto un clima così bello nello spogliatoio dell'Inter. Ecco perché potevi approfittare, potevi fare di più. Però ragazzi, rimane comunque una stagione esemplare, cioè questo è un miracolo sportivo, quello che fa l'Inter. Poi, Buchanan, Giusy, cosa ne pensi? Buchanan, mi sono segnato gli spezzoni con chi ha giocato contro Lecce e Salernitana, mi era piaciuto abbastanza, però ancora lo vedo leggerino, va troppo in terra, casca troppo in terra, è troppo leggero, si deve fare a livello muscolare di forza qualche spunto interessante, ma non lo puoi giudicare, viene da un campionato scarso, quasi ingiudicabile, e poi lui ha bisogno di fare tutta la preparazione per un discorso fisico e per un discorso anche tecnico, tattico. Quindi lo voglio vedere prossimo anno con tutta la preparazione, con tutta la possibilità di assimilare soprattutto la parte tattica, perché secondo me ad oggi se lo metti punta esterna risulta poco offensivo, se lo metti dietro, per dirti, come braccetto, risulta poco difensivo. Non so se mi sono spiegato. Quindi ha degli spunti interessanti, non ha paura a puntare l'uomo, ha un'ottima velocità, ha delle caratteristiche importanti, si vede, però ad oggi ancora è un giocatore acerbo. Mi riallaccio però a quello che ho detto nel video di ieri. Spero che venga chiusa la pratica il prima possibile, poi tutti sogniamo, ragazzi, di festeggiare al derby, no? Ma spero che venga chiusa la pratica il prima possibile, anche per dar spazio a questi giovani, visto che Buchanan e chi più ne ha più ne me, soprattutto questi due ragazzi giovani, per capire cosa ci possono dare il prossimo anno se sono da Inter, visto che ha già dimostrato di poter migliorare e di poterci lavorare. Ora deve dimostrare Buchanan, che a gennaio è stato preso Buchanan perché a gennaio potevi prendere solo quello. A noi non serviva Buchanan, anche perché se fosse servito l'allenatore l'avrebbe fatto giocare, no? Come quando fu preso Gosens, prendono Gosens perché potevano prendere solo Gosens, ma Gosens in 2 anni gioca 90 minuti una volta. Perché? Perché l'allenatore si è trovato un giocatore che non voleva. Come non penso che Inzaghi a gennaio gli hanno chiesto chi ti serve, non penso che Inzaghi a gennaio gli abbia detto prendetemi Buchanan. Però quello passa al convento, siamo sempre lì, poi si entra sempre i soliti discorsi, però con un piccolo investimento, con una terza punta decente. Per come la vedo io, questa stagione poteva addirittura essere migliore. Però comunque io sono contento. Tutto sta andando come deve andare. Poi la terza stella per me sarà il cambio di proprietà. Vedremo quello che succede. E comunque ragazzi, io ho anche un fratello milanista, lo sapete, per me vincere lo scudetto nel derby sarebbe un sogno. Ciao, ciao Inter.